Ciao! Ciao! Eccoci! Che bello rivedersi! Anche per me, bellissimo! Joy. Sì, come stai Chiara? Bene, 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 grazie. Sono, credo, come te, come tutti, da più di un mese in casa. Sì. E però sto bene come, come tanti. Certo, come stai passando? Io bene, grazie, molto bene. Sto lavorando tanto, sto immaginando il futuro per cercare di non rimanere intrappolato in questo presente e per cercare soluzioni rispetto alla nuova vita che ci aspetterà. Bravo, bravo. Ovviamente hai tutto chiuso anche tu, chiaramente. Eh sì, eh sì. Tu come stai passando questi giorni? Allora, io faccio un lavoro, sono consulente, sono, diciamo, sono dentro due CDA, uno di una grande azienda pubblica, di un'azienda pubblica che è Milano Sport, e uno invece di una piccola azienda privata che produce vestiti, e in due modalità completamente diverse, ma entrambe stanno lavorando. Quindi in modalità lavoro agile, che non so se tu sai, ma è una cosa che mi inorgoglisce. Va bene. Profondamente, e quindi questo si traduce nel fatto che le giornate, oggi no perché è domenica, ma diciamo le giornate settimanali, in realtà hanno un loro ritmo di lavoro che riesco a portare avanti. Sono molto, devo dire, proprio affascinata da queste realtà così diverse, e però entrambe, spesso per su emanazione di una o un paio di persone molto grintose, molto combattenti, stanno andando avanti. E mi affascina molto questa cosa qua, quindi come tutti ovviamente, ma forse non è neanche il caso di parlarne, risento della quarantena o le preoccupazioni che abbiamo, insomma, questo periodo lo vivo anch'io, però devo dire che mi colpisce questa energia che vedo che si sprigiona in un modo comunque diverso. Poi ripeto, la possibilità di lavorare il lavoro agile che io ho sempre sostenuto da 15 anni, porto avanti come tu sai con grande passione, e vedere che oggi in fondo è anche, è paradossalmente l'unico modo che ha permesso e sta permettendo a qualcuno di lavorare e alla nostra economia di continuare a girare. Questa cosa mi inorgoglisce da pazzi. Poi devo dire che le realtà che seguo più da vicino sono passate in smart working, lavoro agile, senza nessun tipo di trauma. Milano Sport avevamo già attivato un po' di progetti su questo, e quindi erano parzialmente preparati. Quindi, allora, non voglio minimizzare il momento, vabbè, chiaramente come dici tu, insomma, come diciamo tutti, un po' pesante, però niente, oh, io in queste giornate riesco a lavorare e vedo, mi sta colpendo, tu hai aperto dicendo ti stai costruendo il futuro, mi sta colpendo la tenacia, la grinta e proprio l'attaccamento al lavoro con cui queste due realtà completamente diverse però stanno costruendo il loro futuro. Dico, scusa, solo una cosa, una è appunto un'azienda produttiva con dentro una mente molto creativa, e quindi lì addirittura si sta viaggiando su in paesi su immaginari, cioè lì c'è proprio molta creatività e l'e-commerce funziona perfettamente, questa è una bellissima cosa. E l'altra è un'azienda pubblica, e nel cliché che tutti abbiamo in testa di azienda pubblica, che vabbè, cosa fa, chiude, aspetta che arrivino tempi migliori, invece quotidianamente nelle nostre call c'è gente che lavora, che prepara gli impianti, che fa scenari, che cerca di capire come prepararsi a un'estate che magari arriverà, magari sarà per noi un carico di lavoro pazzesco, no? Magari no, magari sì, però vedo molta energia, molta reattività. Io rispetto al lavoro agile, la mia testimonianza è che è ancora più intenso di prima, perché se prima tu avevi il tempo dello spostamento, il tempo dell'andare a prendere un caffè, invece io ho un'agenda di call senza soluzioni di continuità e certo, sono continuamente in ritardo sulla call successiva perché sono nella call precedente. Quindi questo si pone a tuo favore, perché invece dovresti essere, no? Sì. Ma in realtà, Andrea, mi fai dire una cosa? E ci tengo molto a questa cosa. Il lavoro agile che noi stiamo vivendo in questi giorni è chiaramente una forzatura. Quindi io sono felice, orgogliosa di avere contribuito alla stesura della legge, cioè orgogliosa al fatto che il paese fosse arrivato preparato a questa emergenza dal punto di vista del lavoro. Però noi ne stiamo vivendo una forzatura, perché comunque questi ritmi anche che tu stai raccontando serrati, e poi questi giorni uno uguale all'altro, chiuso in casa con le call, sono una visione molto parziale e molto distorta. Il lavoro agile è completamente un'altra cosa. Il lavoro agile vuol dire mettere al centro di qualsiasi organizzazione, di qualsiasi programmazione, la persona con i suoi bisogni e soprattutto la sua
creatività e la sua attitudine al lavoro anche nell'arco della giornata, e lasciarla libera, che è una parola meravigliosa nei rapporti di lavoro subordinato, se ci pensi, di organizzarsi come vuole, alternando. Quindi il lavoro agile, diciamo, quando è espresso in una situazione non di emergenza, vuol dire alternare una giornata di riunioni in ufficio, no, infinita, a invece giornate dove si può anche lavorare, lo dico con rispetto del fatto che in questo momento non possiamo farlo, ma dal parco, dalla spiaggia, dalla palestra con i bambini che fanno ginnastica. Cioè questo misto continuo di situazioni che secondo me ben corrisponde al nostro animo umano, che secondo me mai come in questo momento non ha voglia di stare, credo, no, chiuso in un ufficio in orari imposti da schemi lavorativi che ancora risalgono al secolo scorso e che ci mortificano un po'. Oggi stiamo vivendo una situazione appunto un po' falsata. La mia speranza è che, uscendo da questo momento di emergenza, si salvi quanto di buono c'è del lavoro agile e si recuperi la nostra socialità, ma si tenga questi vantaggi del lavoro agile. Adesso non so la tua esperienza, ma una call di un'ora vale una riunione di 2 ore e mezza, perché appunto non hai gli spostamenti, non hai i ritardi, non hai, si prende, si parla, si chiude il telefono ed è fatta, no? Certo, due considerazioni. Uno, che mi piace molto questa cosa della creatività che si sprigiona, che potenzialmente si sprigiona nel concedersi un respiro diverso rispetto alla routine quotidiana, e che sia professionale, che sia anche proprio di famiglia, della vita a 360 gradi. E dall'altra, che rispetto a quanto siamo pronti o non pronti al lavoro agile, io credo che ci sia ancora una riserva da parte di molte aziende sulla fiducia nei confronti dei collaboratori, dei dipendenti. Questo credo sia ancora un tema molto, molto forte. È un tema drammatico, perché anche per quello che sta succedendo, ho testimonianze di persone che mi chiamano raccontandomi di aziende che hanno chiuso e hanno messo le persone in cassa integrazione, quindi facendo un doppio danno, anzi un triplo danno: non producono, mortificano le loro persone e usano risorse dello Stato, puramente per incapacità di organizzarsi a fare lavoro agile. Che è una cosa, se ci pensi, devastante, perché credo che chi invece forzatamente poi si è trovato in questo modo di lavorare ha capito che non c'è alcun tipo di impedimento, no? Che non è tecnologico, non è di appunto di chissà cosa fanno le persone. L'unico impedimento, come hai detto tu, è una cronica mancanza di fiducia, che è delirante, se ci pensi, che anche quella è ancorata a questo senso del lavoro che noi ci portiamo dietro dal secolo scorso, del lavoro appunto fatto e sorvegliato a vista, del lavoro con la parola che io aborro, tu lo sai, di dipendenza, dove tu sei un dipendente e quindi dipendi da qualcuno che prenderà le scelte per te, che ci porta, se ci pensi bene, a quasi a essere infantili, no? Un po' un bambino nei confronti della propria azienda, della propria organizzazione, quando credo che tu lo sappia, lo si vede, chi viene a trovarti a mare lo respira da ogni angolo. Il lavoro, quello qualificante, quello è quello dove ti butti dentro in un'impresa, che va bene, va male, no? Però ci metti la vita e la metti negli orari che vuoi tu. Cioè, è un paradosso quasi dirlo a chi è un imprenditore, no? Ma tutti noi sappiamo, non so, un lavoro bene di notte, lavora bene, non so, no? La metti sui tuoi ritmi, allora, guarda, scusami, dico ancora una cosa sulla creatività. Ho partecipato a un sacco di corsi di formazione nella mia vecchia azienda, in cui magari appunto chiudevano le persone in una stanza e poi insegnavano i modi per essere creativi, e tu devi uscire dalla riunione, correre nell'aula di formazione sapendo, ma dico, voglio dire, la creatività, se tu mi insegni che è erratica, magari appunto ti viene in metro oppure guardando il mare, no? La creatività la puoi costringere da qualche parte, no? La devi cercare, la devi assecondare, la devi, no, tirar fuori. Sì. E poi la creatività è importante in qualsiasi tipo di lavoro, quindi assolutamente è trasversale come ingrediente. Assolutamente, mi piace che lo dica tu, che sei nel campo del teatro, il campo in cui è più facile, no? Della cultura, della produzione culturale, per cui per noi è più facile pensare al tuo lavoro come creativo. Ma io lo vedo ovunque, nella piccola azienda, nella grande azienda, un controllo di gestione fatto in un certo modo è espressione di creatività. Ci sono persone che adorano lavorare con i numeri e lì hanno delle... e possono contribuire con del valore aggiunto pazzesco. E guarda, io proprio sono molto entusiasta di... lo dico tra virgolette, sto vedendo delle cose in modo molto chiaro in questo periodo. Uno dei tabù grandi del lavoro agile è: ma il lavoro agile si può fare solo per le persone che usano il computer, no? È sempre stato un mantra
con l'azienda in cui lavoro, la sartoria, si è portata a casa il lavoro ed è l'esempio più calzante di lavoro misurabile, con queste persone che entusiaste lavorano da casa con i loro... E quindi non c'è blocco, non c'è limite a poterlo usare, perché come dici tu, non c'è un reparto particolare in cui si sviluppa la creatività. La creatività è continuamente, e guarda che siamo molto sollecitati da questo periodo, se siamo bravi a cogliere segnali, ripensare, vedere le cose con occhi nuovi e non pensare che ci sia un unico modo scontato per fare le cose. Questo periodo ce lo sta insegnando in un modo pazzesco. Ma tu, Andrea, ma tu ci pensi se qualcuno ci avesse detto ma facciamo che si ferma il paese intero per un mese e tu dici ma cosa stai dicendo, no? Facciamo che il mondo a un certo punto, non so, gli aerei non volano più e dici ma dai, no? Oppure siamo tutti in casa, ci sta succedendo, quindi sta a noi adesso trovare delle risposte, evidentemente come se fosse un mega test, no? Cioè bisogna trovare delle risposte per tirar fuori questa creatività. Non voglio essere, scusami, leggera con chi sta soffrendo, non è questo. Io sono molto rispettosa per tutto quello che sta succedendo, però sento che è come se fosse... Cioè, sento che se noi attraversiamo questo periodo con gli stessi occhi, con le stesse modalità, no, qualcosa va. Ma tornando alla fiducia, che cosa consiglieresti tu ai vari dirigenti, imprenditori che devono fare questo scarto, questo salto quantico? Guarda, ti posso dire una cosa, bellissima la parola salto quantico, perché in realtà poi è tutto lì, cioè sei molto vicina a delle cose a cui io credo molto, però non voglio divagare. Le cose che io racconto sempre sono, la prima è proprio per svegliare le persone, non si pensi che persone chiuse in un ufficio, chiuse in una stanza, sono sinonimo di produttività e abnegazione al lavoro, no? Quante persone possono fissare il computer e nel frattempo pensare alle cose loro? Quante persone, magari col computer girato di spalle nei confronti del capo che li guarda da lontano, in realtà sono su internet che fanno gli affari loro? Cioè, ormai, e questo è davvero, le persone si devono convincere, chi gestisce altre persone, ormai noi cerchiamo un lavoro qualitativo, no? Molto poco ormai quantitativo. E la qualità non è una quantità, non dipende dalle ore di lavoro, dipende sempre solo dalla voglia che abbiamo di fare le cose. Quindi il primo messaggio al manager diffidente è: non pensare che avendo la persona fisicamente dalle 8 alle 5 in un luogo che tu conosci, quella persona sia ingaggiata, motivata e produca. Può trovare mille modi per non far nulla e tu non ti accorgi, magari sono anni che non ti accorgi che ti sta fregando. Allora la scommessa è un'altra: metti la tua persona nelle condizioni di essere libera e vedi se esce questo ingaggio, questa passione per il lavoro. Paradossalmente è molto più facile vedere da lontano se una persona è davvero ingaggiata e davvero produttiva, perché l'alibi di sapere che dalle 8 alle 5 l'ufficio è allora sta lavorando è un alibi che non esiste. Quindi la prima motivazione è proprio tanto ti fregano lo stesso, scusa. Almeno se impari a lavorare per risultati da lontano hai una riprova se la persona davvero produce questi risultati. La seconda cosa, secondo me, deve fare però un salto evolutivo verso un approccio un po' più umano al lavoro, che non esiste la categoria di dirigente. È come se noi dividessimo sempre il mondo del lavoro in due parti, no? I capi e i peones che vengono guardati. Siamo tutti persone umane, gli stessi dirigenti hanno capi a cui devono rispondere e la ruota, il meccanismo è sempre lo stesso. Quindi come uno su se stesso si rende conto che se riceve fiducia e non un controllo, diciamo, minuzioso, è più libero di creare, la stessa cosa funziona per gli altri. Quindi al manager riottoso, all'imprenditore riottoso, bisogna sempre dire ma pensa come una persona umana. Cioè i rapporti di lavoro sono esattamente i rapporti umani, dove se c'è comprensione, empatia, rispetto della libertà, le cose funzionano bene. Se questo viene a mancare e si pensa che appunto sia invece il controllo a vista che imbriglia tutto il resto, sono rapporti umani che non funzionano. Quindi sono un po' queste due i consigli che darei: fidarsi come rispetto profondo alla persona umana e fidarsi perché tanto te la fanno dietro il naso lo stesso. Quindi. A te capita di aver paura in questi giorni?
Ma io ho un rapporto un po' strano con la paura, nel senso che io sono molto paurosa su cose sciocche. L'altra sera guardavo un film un po' spaventoso e poi avevo paura di andare in camera. E invece non mi concedo molto la paura, quella più profonda. Quindi anche in questo momento io sto cercando proprio di passare un po' oltre. Quindi se devo, guarda, fare una specie di confessione che ti faccio, mi piacerebbe che questo momento mi insegnasse a guardarmi un po' meglio dentro, guardare un po' meglio la paura, che io faccio un po' finta che non esista. Ho fatto una confessione pazzesca. Te ne sono molto grato. Ma ti piace andare a scavare in questi giorni? È un qualcosa che ti sta arrivando grazie a questi giorni, questa cosa, quindi la secondi oppure la rifugi oppure sei proprio là a fare braccio di ferro? No, la sto secondando, allora... ne parlavamo un po' all'inizio e ti prego davvero di non suonare irrispettosa verso chi sta lavorando negli ospedali, verso chi sta avendo grosse perdite, quindi tutto il mio rispetto c'è. Io però sento che è un momento da cogliere proprio per questo, cioè questo essere forzatamente chiusi in un posto con un sacco di tempo a disposizione non può non essere usato, e io sto davvero cercando proprio di usarlo al meglio. Spesso sono sola, nonostante siamo cinque chiusi nella stessa casa, e provo davvero a guardarmi dentro. Mi colpisce molto cosa sta succedendo al nostro ambiente intorno, mi colpisce il silenzio di Milano, che io ho sempre cercato, perché sono molto infastidita dalle macchine che ci sono, e invece adesso appunto fa un po' paura, però anche affascinante. Mi colpisce moltissimo il cielo. Io abito al settimo piano e davvero, magari me lo immagino io, però come se si vedessero più stelle, si vedono più le montagne, l'aria è chiaramente cambiata. Poi non lo so a livello di inquinamento atmosferico, ma comunque non circolano le macchine, l'aria è più buona. Mi colpisce quando scendo a portare il cane, che è come se Milano, anche attraverso la pioggia, ed è meno usata, si stesse pulendo. Cioè, è davvero un periodo in cui sta succedendo qualcosa di molto, molto grande. Noi abbiamo, io adesso ho la visione solo del cono milanese, ma chissà cosa sta succedendo in generale alla natura. Insomma, il fatto che l'uomo si sia fermato, sia stato costretto a fermarsi, ci deve far riflettere. A me sta molto, ti dico, è un momento di grande introspezione, e come ti ho detto prima, ci vado un po' per gradi perché sono un po'... vabbè, restia di mio, ma mi sta molto, è come se mi parlasse molto l'ambiente esterno. Mi dice, c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa di diverso, no? C'è qualcosa di... E rispetto, con grande rispetto, ha un senso questa cosa. Io sento un senso molto profondo. Quindi si riuscirà a tornare a una normalità diversa. Io spero di riuscire a tornare a una normalità diversa. La mia più grande paura è che tutto questo sacrificio che stiamo facendo non arrivi poi a niente, no? Ho il terrore che si riporti, non so, non sarà così, ma ho il terrore di un momento in cui è tutto alle spalle e si ritorna in questo delirio in cui eravamo dentro. Io spero che ci rimanga invece questo fatto che si può vivere talmeno davvero con così tanto meno, no? Poi io so che sono una privilegiata rispetto ad altre situazioni, ma insomma siamo in casa... Da un mese non ci manca niente. Io ho anche l'esempio dei miei figli, ho due figli grandi ormai, però comunque ragazzi giovani, una figlia di 11 anni. Loro non battono piega, siete insieme? Siamo tutti insieme, anche il cane, quindi... Però sono eroici, cioè non li ho sentiti lamentare. Ho un figlio che va a ballare tutti i venerdì, zero, ma non dicono nulla, sono resilienti, sono eroici, cioè Non so, spero davvero che tutto questo anche prezzo che stiamo pagando poi si traduca in un modo diverso di vivere le cose. Quello che posso dire, al di là delle speranze, è che io lo voglio proprio fare, cioè non voglio uscire da questo periodo uguale, assolutamente no, assolutamente no. Ma sai che comunque è una considerazione che sento molto in giro, anche rispetto a queste telefonate che stiamo facendo, c'è questo sentire comune di voler approfittare di questo periodo così difficile però per portarsi dietro in una nuova vita una scoperta che hanno maturato grazie a questa sospensione forzata. È una bellissima cosa, mi fa davvero piacere che tu dica così, nel senso che mi fa piacere che non sia un mio pensiero isolato, e appunto speriamo che sia così, perché se no rimane questa grande incognita, no? Il perché non lo capiremo mai, però
qualche risposta possiamo darcela, quindi se uscirne indenni non funziona, secondo me, bisogna uscirne profondamente cambiati, questo sicuro. Sì. Grazie mille. Grazie, grazie a te, grazie ricevere la visita, cioè ricevere il mare, noi anneliamo, ecco, posso dire questa cosa, ho dei desideri profondissimi e uno dei desideri più forti, come credo tantissimi, è andare al mare, ovviamente, passeggiare, e l'idea che il mare sia venuto oggi in casa mia mi commuove, mi gratifica e ti ringrazio di cuore, come sempre. Era proprio quello l'intenzione, era proprio questa l'intenzione. Confermi ancora una volta uno capace di fare cose straordinarie, ti ringrazio. E quindi a prestissimo al tuo mare, appena sarà possibile. A prestissimo, sì. Grazie, Chiara. Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao.